Morgan, nella puntata andata in onda ieri di Ciao Maschio, è tornato sul caso della lite con Bugo avvenuta a Sanremo 2020 e ha deciso di spiegare meglio com'è andata veramente. Nella puntata andata in onda ieri, 26 aprile di Ciao Maschio con Nunzia De Girolamo, abbiamo visto che Morgan ha rotto il silenzio sul caso della lite avvenuta con Bugo al Festival di Sanremo 2020. Ha deciso, infatti, di spiegare quello che è successo davvero e che cosa l'ha fatto infuriare. La discussione tra Bugo e Morgan durante quel Sanremo condotto, naturalmente da Amadeus, si è trasformata in un vero e proprio meme, qualcosa di virale sui social che mira a divertire gli utenti. Non solo, man mano che passava il tempo, quel famoso video ha fatto letteralmente il giro del web e sempre più telespettatori hanno conosciuto l'accadimento. Quella famosa sera, infatti, Bugo e Morgan si erano presentati sul palco dell'Ariston e avrebbero dovuto cantare la loro canzone in gara, ossia Sincero. Ad un certo punto Morgan ha cambiato il testo della canzone, andando anche contro il regolamento. Ha iniziato, infatti, dicendo: "Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera". In quel momento e con quelle specifiche parole, Bugo non ha potuto non infuriarsi e ha lasciato improvvisamente il palco. Memorabili anche le parole di Morgan subito dopo, quando dice ad Amadeus come se niente fosse: "Che succede?". Infine, Amadeus, sconvolto che non sa che fare, dice: "Dov'è Bugo?", per poi concludere con: "Bugo se n'è andato". Morgan rompe il silenzio sulla lite con Bugo. "Cosa mi ha fatto infuriare davvero?". Nel corso dell'intervista rilasciata per Ciao Maschio a Nunzia De Girolamo, Morgan ha rotto il silenzio in merito alla lite con Bugo e ha ammesso, forse per la prima volta, che cosa l'ha fatto davvero arrabbiare di tutto quello che era successo. Ha sostenuto che si è trovato in una situazione complicata nella quale doveva emergere. Ha dichiarato che Bugo lo avrebbe pregato per 10 anni di fare Sanremo, ma poi, una volta saliti sul palco, gli ha fatto uno sgarbo. La sera precedente, infatti, secondo Morgan, avrebbe rovinato la canzone di Endrigo, in quanto non lo avrebbe rispettato. Sempre stando alle sue parole, infatti, ha cantato delle parti che non avrebbe dovuto, in quanto precedentemente avevano provato diversamente. "Non ha avuto rispetto nei miei confronti". A quel punto ha detto: "Ecco, ora ti faccio vedere come si fa. Gli ho inventato una canzone in faccia e la gente ha apprezzato. Quello è vero spettacolo e io lo so fare".